Giuseppe, la Gelbison, che segreto ha? Il segreto è il gruppo, l'unione. Come c'è un bel gran gruppo. Veramente siamo innanzitutto una famiglia, tutti uniti. Uno, rimiamo tutti dalla stessa parte. Poi ci sono i momenti no, come quelli che abbiamo passato. Forse ancora passeremo, questo risultato ci aiuterà. E qual è il compagno con il quale tu leghi di più? No, beh, non so, cioè, né uno, citarne uno, perché cioè, con alcuni tipo che passano Maese, cioè 6-7 anni che giochiamo insieme. Quindi Viciconte anche, lo conosco da 2-3 anni, sempre nell'ambito della Gelbison. Diciamo questi, Maese? Maese è un gran bel giocatore, fa gol, è utile, ha tanta umiltà, tanto coraggio, tanta personalità. Ma non deve essere scontata la risposta però, eh? Tu ti troveresti a giocare meglio con Sené, con Galantucci o mi sfugge l'altro attaccante forte della Gelbison, mi sfugge il nome, De Cesare, mi sfugge. Anche con De Cesare abbiamo un bel legame. No, cioè, sì, dal punto di vista tecnico, se tu dovessi giocare seconda punta dietro uno di questi tre di caratteristiche, con chi ti troveresti meglio? No, a seconda punta, cioè, Galantucci ha un altro passo, un altro piede, se neanche, cioè, secondo me è a pari merito con tutti e tre, che non c'è cioè, quello che spicca maggiormente tecnicamente è Galantucci. Perché ha un piede, una facilità di dribbling, però se ne è quello che fa gol, è quello che cioè, cerca l'assist. Invece Galantucci è quello che fa l'assist, capito? Sono due giocatori diversi. De Cesare invece è molto elegante. De Cesare sì, anche una prima punta tipo se ne ha fatto anche bene, ha fatto i lanci che li fa meglio, Pecora o Manzini? Vabbè, Pecora dei pietacci. Cioè, che significa? Notizie, critiche al capitano stasera, eh? Come Pecora ha due pennelli al posto dei piedi. No, vabbè, scherzando. Poi vi sfottro, lo so, certo. No, vabbè, sono tecnicamente Manzillo. Anche perché sono il sugero di arresto, eh? Sabatini. Tecnicamente Manzillo è un po' più dotato di Pecora, però Pecora è molto più combattente. Cioè, diciamo, quello che imposta di più il gioco è Manzillo.